Buongiorno, siamo verso i 4.000 iscritti. Tutto questo in circa tre mesi e mezzo. Quindi è vero che ero già su YouTube da un annetto, però comunque sono dei risultati incredibili. Quindi manca poi 4.000. Se vi fa piacere iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Se lo fate, cosa gradita? Se non lo fate, va bene lo stesso. Decidete voi, anche se è tutto gratis. Quell'articolo là che l'è uscito sulla banca di Nanchino, che era già, mi sembra, io l'ho postato anch'io su Twitter, che era già uscito a marzo, se non sbaglio, eh, fondamentalmente per l'Inter cambia poco, anche perché Suning, Suning, chiamatela come vi pare, Consumer non detiene quote dell'Inter. Quindi, quindi cosa sta a significare quell'articolo? Sta a significare che Zhang perde sempre più pezzi, no? E però, per quanto riguarda il discorso del passaggio di proprietà, no, non sta a significare niente. Poi, ragazzi, cioè l'amore dei tifosi dell'Inter in questo momento è veramente tanto, no? Dagli abbonati al fatto che tutti stanno spingendo fuori questo presidente che non lo vuole vedere più nessuno, nemmeno dipinto su un muro, come si dice dalle mie parti a Firenze. Quindi c'è un po' di, di, di fibrillazione, no? Poi dopo eh, la vendita di Asadei ragazzi, su Casadei io vi dico la verità vi dico la verità poi vi dico cosa ha detto un nostro detrattore su Casadei. Ah, Casadei è comunque un ragazzo che non ha una presenza in Serie A eh, un ragazzo che è molto forte, 16 gol eh, Caratteristiche importanti però ti danno 20 milioni e 20 milioni sono tantissimi per noi che, che sanguiniamo ovunque a livello economico. Ragazzi, questa, cioè questa è una proprietà che ha 700 milioni di debiti. Da qua al 2024 ci sono previsioni per perdite per più di un miliardo. Ma di cosa stiamo ragionando? Come abbiamo detto anche in trasmissione l'altra sera, è già un miracolo. Grazie a chi sta garantendo dietro Grass Trust. Se non ti hanno smantellato mezza squadra, vendendoti 4 o 5 giocatori. Ma è un miracolo perché sono arrivati loro. Altrimenti, ciao mamma, come si dice dalle mie parti. La domanda, poi, la prima domanda che vi fate o che, che uno si fa è: ma, ma come mai, se c'è qualcuno dietro, hanno venduto Casarei? come mai se c'è uno già qualcuno dietro pronto a subentrare hanno venduto casa lei questi problemi di bilancio ci sarebbero anche la nuova proprietà non ci sarebbero tanti altri problemi ma un problema di bilancio di conti comunque ce l'avrebbero anche loro motivo per cui per come la vediamo noi hanno aspettato a entrare anche per cercare di sistemare un po di parametri altrimenti non avrebbero avuto quasi raggio d'azione o di movimento mi capisci per questo ti devo quindi i eh, Chelsea voleva Gordon se non sbaglio dall'Everton anche lui un centromampista offensivo molto bravo eh, 2001-2002 ha eh, offerto 50 milioni l'Everton gli ha detto di no te non puoi dire di no a 20 milioni in questa situazione dove sangui ovunque, perdi sangue da tutte le parti lo so è un'affermazione forte ma bisogna comunque riportarla all'attenzione di questo gigante che l'Inter che passo dopo passo perde sempre più sangue a livello economico si sta accasciando no, non, non, non è più fattibile una roba del genere cioè alla fine della fiera con Casadei ti sei ripagato a parte il discorso dell'attivo e quant'altro ma ti sei ripagato eh, il prestito di Lukaku e ti sono anche avanzati capito il discorso e poi siamo lì ad aspettare i saldi per prendere un difensore Ai Mkhitaryan che ha questi problemi ai flessori eh, Mkhitaryan è un calciatore che a me piace ma mi sarebbe piaciuto vederlo all'Inter a 28, 27 non a 40 anni anche perché eh, in sei mesi è il terzo infortunio quindi anche lì Casadei lo fai partire ti danno 20 milioni, se in condizioni economiche assurde, posso anche capirlo il problema è che qui cominciano a mancare anche i centrocampisti, perché Mikitarian salterà due o tre partite, poi dopo deve rientrare, si deve riallenare. E te ad oggi hai solamente un cambio valido, che è a mio avviso Aslani, un ragazzino di 19 anni, oltre il redivivo Gagliardini. cioè Quindi anche a centrocampo, tutta questa grandissima scelta, secondo me, non ce l'hai, visto che poi gioia oltre i sempre. Cominci a venire 5 in panchina, di cui uno è un ragazzino di 19 anni, forte quanto ti pare, mi capisci? Ma è comunque un ragazzino di 19 anni, non gli puoi mettere sulle spalle più di tante responsabilità. Gagliardini per i giochi fa Inzaghi è proprio giù il centrocampista meno indicato possibile perché Inzaghi a centrocampo, soprattutto quest'anno, necessita di un certo fraseggio per verticalizzare verso Lukaku. Cosa te ne fai? Di un bravo ragazzo, si impegna, professionista, non, non te ne fai di nulla di Cagliardini, capito? E quando te e Micheli si sono più forti dell'anno scorso. Io, ti, io per ora ti dico no, io sono contentissimo del fatto che si sia ricomposta la Lula, ma se te e Micheli si sono più forti dell'anno scorso, ti dico no. Per ora, vediamo a fine mercato. Ma ad oggi mi tocca dirti di no. Eh, ragazzi, ehm, davanti c'hai due certezze e due incognite. Dietro c'hai tre titolari, e ancora sono tutti e due a scadenza di contratto, sperando che gli rinnovino il contratto. A centrocampo eh, ad oggi, se si fa male, Michitania, che sta via due o tre partite, hai solamente due scelte, di cui un ragazzino di 19 anni. Poi, io conoscendo a meno dito grazie a questi ragazzi la situazione economica dell'Inter che conosceranno anche tanti di voi non è che la conosco solo io io sono contento ragazzi perché poi alla fine gli undici sono competitivi se guardi una partita fondamentalmente soprattutto ogni gioco che viene fatto riesci a divertirti a parte quella di Lecce ma le prime partite non, secondo me non vanno soprattutto a agosto cosa vuoi valutare questa squadra qua la devi valutare tra un mese e mezzo due. L'importante ora è portare a casa i tre punti, no? come stanno facendo, come stanno cercando di fare tutti. E siamo sempre là che comunque riprendi giocatori a parametro zero, di 34 anni, che sono a fine carriera. Io, Michitarian, ripeto a livello calcistico, mi inchino davanti a Michi, ma è comunque un giocatore di quasi 34 anni, pieno da d'acciacchi. Capito? Non vai da nessuna parte con questi parametri zero di, di 32, 33, 34 anni. Qualcuno ha già comincia a dire è un Vidal 2,0, Michitania. Ma speriamo di no, perché a mio avviso è, è, è l'unica scelta stravalida. Che ha all'intera al centrocampo dopo Aslani, che Aslani quest'anno io glielo do di tempo, di ambientamento perché è tanto forte, ma è un ragazzino ancora di 20 anni già nel giorno di ritorno magari a Aslani è già cresciuto tanto però ecco i giocatori su cui deve fare affinamento oggi sono partite importanti e sono come quelli di Mkhitaryan io ti dico che Mkhitaryan guadagna 4 milioni contratto di due anni ti sei lasciato ti sei lasciato scappare di bala e di fisso gliene danno 4,5 e mezzo più uno di bonus e poi c'è sempre il solito problema problema Che non c'hai comunque nessuno in grado di saltarti l'uomo per quello. Io ti dico: Se siamo più forti dell'anno scorso ad oggi, ti dico di no. La mancanza di perisic è gravissima. Io, questa cosa qui, la, la, la devo la devo la devo dire, ridire, ridire perché fondamentalmente bisogna capire che la perdita di perisic è grave. E Gosens non è perisic. Gosens è un giocatore quando sta bene fisicamente. Si butta negli spazi, chiude l'azione. Ma non ha la tecnica di Perisic. Se poi gli togli anche la condizione. L'Ulosens diventa un giocatore normalissimo. È un giocatore normale. Perisic è un campione. Non mi interessa il Perisic di 3, 4 anni fa. Io ti parlo dell'ultimo Perisic con Parrucca e con i Zai. Però l'amore dei tifosi dell'Inter è veramente incommiabile, cioè l'amore che questi tifosi mettono in questa squadra, vedi gli abbonamenti è veramente spettacolare io sono orgoglioso di essere un tifoso dell'Inter, poi tutti ormai lo stiamo spingendo via, questo presidente e questa proprietà, anche perché non è giusto dipendere da un paese io l'ho detto mille volte con il lavoro che faccio da 22 anni ho avuto modo di conoscere tantissime culture va bene, ora all'estero giro un po' meno rispetto a 10 anni fa per me siamo tutti uguali io ho vissuto anche due anni a Londra quindi a maggior ragione per me siamo tutti uguali mi, tanto la mente, mi hanno aperto tanto la mente per i due anni a Londra siamo tutti uguali ma io sono un italiano pago le tasse in Cina ho fa sì, pago le tasse in Cina pago le tasse in Italia ho fatto figli in Italia Capito? mia moglie salva le vite in Italia a me della Cina non me ne frega nulla di quello che decidono loro della loro politica, a me non me ne frega nulla della Cina, niente ma è proprio zero. E vedere la mia squadra del cuore legata ad un altro Stato alle decisioni, a quello vogliano fare loro, a quello vogliano fare loro. Per me, cioè, è una roba scandalosa. Questa e vedere tutti i tifosi elite che si sono rotti le scatole, vederli proprio spingere via. Spingere via questa proprietà, cioè, dimostra proprio tutto l'amore che hanno i E l'ite, ma siamo tutti stanchi di questa roba qua. Che tutte le estate mettersi lì con le ancoratrici, ti ritrovi a dare via a Casalei sperando che, ovviamente, non potevi dire al Celsi mi la mia di compra, sperando che non sia un Zagnolo 2. Siamo tutti lì a pregare, ma perché? Perché non butti soldi dentro da più di tre anni? Dove vuoi andare? Dove vuoi andare? Siamo tutti là che lo spingiamo via, vai pure, torna pure, va, vai tranquillo, vai. La tua esperienza in Italia l'hai fatta, ma noi siamo l'Inter. Noi non possiamo essere gestiti come la Salernitana, con tutto rispetto per i ragazzi di Salerno, che hanno un tifo spettacolare, o come la Regina, o come il Bologna. Capito? Noi siamo l'Inter. Però il passaggio di proprietà è comunque in atto. Bisogna avere un po' di pazienza, dei tempisti esatti. Io non ho la, la sfera di stallo, io non la so, ma non penso che questa situazione possa portarsi per ancora tanto tempo, ragazzi. Parliamoci sinceramente, cose dette, dette, dette. Quindi io su Casalei non ne faccio un dramma. Purtroppo, era, eh, bisognava fare quell'operazione lì è comunque un ragazzo che non ha mai eh, fatto una presenza in Serie A ha tante qualità, tante caratteristiche trova un allenatore in cui crede sui giovani e Tuchel, ripeto hanno offerto a Gordon dell'Everton 50 milioni l'Everton gli ha detto no il ragazzo rimane qua wow, noi purtroppo non lo possiamo fare se venga da te in questa situazione ti danno 20 milioni e un ragazzo non ha mai giocato un minuto in Serie A ti tocca darglielo cioè ragazzi Bisogna anche accettare la realtà. Anche perché poi la competitività è rimasta la stessa. L'importante vedi è che non smantellino i titolari, che non sm ma non lo possano fare. Quanto è che ti dicono che non lo possano fare? Chi ha garantito per questo asset non si fa smantellare la squadra. Se devi salificare un giovane, eh, ti fai il segno della croce speri che vada tutto bene, glielo dai, a 20 milioni, no? Eh, non hai la potenza dell'Everton che gli dice a 40-50 milioni no, ragazzo me lo tengo io. Te non ce l'hai, noi siamo deboli. Siamo tra le ultime in Serie A a livello come potenzialità d'acquisto. Ormai siamo finiti nelle barbe, però non possiamo altro che risalire, anche perché peggio io sì. Quindi anche il prestito di Lukaku fondamentalmente te lo sei ripagato in casa dei. Ma chi te lo dice che magari? L'affare con i Torino non è saltato proprio perché i Cerzi volevano casa dei. Perché è questo quello che si vocifera. Loro hanno detto, ok Luca, ma te mi dai il ragazzo? Casa dei. Te lo ripeto, quello che mi preoccupa è che è stato inquadrato da Tucciel e Tuscel con i giovani è forte, ci sa fare, è il miglior allenatore d'Europa, Tuscel per i giovani. Vedi, Kai Comunque, vediamo se riescono eh, con i saldi a prendere un difensore. Per, per come la vedo io manca, si, manca anche un centromampista manca, non è che pigli il difensore se è a posto manca un centrocampista, manca un difensore manca un attaccante questa squadra è totalmente incompleta l'unica cosa su cui ti puoi basare come l'anno scorso è sugli 11 titolari hai, hai aggiunto Lukaku, hai ricomposto la Lula tanto riappello ma a sinistra hai perso un 40, un 30, un 40% di potenzialità della squadra perché da Perisic passava il 60% del gioco e rispetto all'anno scorso, non hai nessuno. Vedi la partita di Lecce, poi concludo. Magari ci vediamo oggi in live, ragazzi. Se ho tempo, e analizzando la partita di Lecce, non serve avere il patentino di UFAB per capire che eh, quando non riesci a sbloccare le partite, o alzi i ritmi, o vai a 2000 e passi sopra gli avversari, oppure ti devi inventare qualcosa, devi alzare il tasto tecnico, devi saltare l'uomo, creare superiorità numerica. Inter queste cose, quando non le può fare. L'anno scorso c'era Sanchez e Perisic. Ragazzi, qui non c'è nessuno che salta l'uomo. Serve uno che salti l'uomo in questa squadra, ma come il pane, ve lo dico io, credetemi a quello e vi dico. Non è un problema solo di esterno sinistro, di centrale difensivo e, e uno davanti. Serve uno che salti l'uomo, uno bravo nel traffico. Lascia perdere Correa perché spengo il video. Correa fa i frontali con i difensori. Lascialo stare Correa. Correa sono gli spazi, in corsa può saltare qualche difensore. Correa fa i frontali con i difensori. 31 milioni. Vorrei sapere chi l'ha comprato. 31 milioni. Se vi mi fa piacere, datemi una mano a arrivare ai 4000 perché rosicheranno in tanti. Datemi una mano. Mancano un centinaio di iscritti e arriviamo a 4.000. Facciamo roseare tutti questi che organizzano i dissing e che fanno solo male su YouTube ai canali dell'Inter. Ciao ragazzi, ci becchiamo più tardi.